Nuovo codice di protezione civile, la Toscana è pronta ad accogliere le novità definite a livello nazionale dal decreto legislativo approvato a gennaio che svecchia il sistema dopo 25 anni e lo proietta verso il futuro. I cambiamenti, rispetto al passato, riguardano in particolare la necessità di adeguare il codice alle esigenze dei singoli territori con norme regionali e sono stati illustrati in un convegno a Firenze davanti a una platea di addetti ai lavori e volontari. Al tavolo istituzioni regionali e vertici nazionali della protezione civile, a partire dal capo dipartimento Angelo Borrelli. Nel corso dell'evento, il presidente della regione Enrico Rossi ha lanciato un processo partecipativo che coinvolga tutti, dai sindaci ai volontari, per arrivare alla stesura di una legge regionale che declini a livello toscano le nuove regole. Qui si tratta di capire il nuovo codice della protezione civile e poi di iniziare un percorso che porti alla formulazione della nuova legge regionale prima della scadenza della legislatura. Si tratta di recepire questo codice nazionale che individua anche precise responsabilità in testa al Presidente del Consiglio, in testa al Presidente della Regione, ai sindaci, che coinvolge per la prima volta i Vigili del Fuoco. Tra le novità più significative del Codice di Protezione Civile c'è proprio la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra Presidente del Consiglio, Presidenti delle Regioni e Sindaci, ma anche l'introduzione del sistema di preannuncio attraverso lo studio delle probabilità di rischio e la classificazione delle emergenze in base alla capacità dei territori di dare una risposta a livello locale, regionale e nazionale. Il nuovo codice mette a sistema ovviamente l'esperienza degli ultimi anni e ridà slancio e operatività al sistema di protezione civile. Si vanno ovviamente a disciplinare quelle che sono le attività delle diverse amministrazioni, si punta molto sull'attività di previsione e prevenzione e poi un occhio particolare viene ovviamente dato al volontariato, sia esso organizzato che non organizzato, di protezione civile. Volontariato che in Toscana costituisce una punta di diamante riconosciuta anche a livello nazionale e che, insieme al ruolo riconosciuto per la prima volta al Corpo dei Vigili del Fuoco, costituisce uno degli oggetti più rilevanti del nuovo Codice di Protezione Civile illustrato a Firenze. Le nuove regole, infatti, riconoscono anche una forma di volontariato che opera secondo le indicazioni impartite dalle istituzioni nell'ambito personale, familiare o di prossimità. Il volontariato deve essere un soggetto principe di questo modello di protezione civile regionale, come lo è a livello nazionale, come lo è in tutto il paese, ancora di più lo deve essere in Toscana. I volontari hanno dimostrato in tutte le vicende una particolarissima capacità di intervenire anche con tratti di umanità, di rapporto con la popolazione, quindi sentiremo loro su come fare la nuova legge. Poi abbiamo bisogno di sentire anche i sindaci e poi di responsabilizzare piano piano tutta la società rispetto a eventi che possono verificarsi e che è bene saperli affrontare. Prevenzione, dunque, anche attraverso una corretta informazione ai cittadini, che per primi devono essere messi in condizione di sapere cosa fare, come muoversi e comportarsi in caso di emergenza. Anche in questo senso, l'esperienza maturata in Toscana è destinata a fare scuola. Noi, a partire anche dall'esperienza di Livorno, adesso abbiamo prodotto un'app, siamo di nuovo la prima regione, che consentirà ai cittadini di metterla sul proprio telefonino, sul proprio smartphone se vorranno e di seguire direttamente l'evoluzione dell'idrometro in modo da poter capire nella situazione in cui sono quali comportamenti è giusto adottare, che noi ovviamente tramite questa applicazione presenteremo. Oppure ci sono casi in cui l'emergenza tende a ripetersi, non è possibile che in questi casi non ci siano piani appunto che prevedano una possibilità di intervento, di tutela. La colonna portante del sistema di protezione civile resta comunque sempre il volontariato organizzato,
asso che la Regione Toscana intende giocare, dando concretezza alle regole del nuovo codice. Beh, non è un caso intanto che molta parte del nostro volontariato venga preso a riferimento e sia anche componente delle colonne mobili nazionali, quindi questo ovviamente la dice lunga. Adesso si tratta di proseguire su una direttrice che comunque è segnata, perché non siamo all'anno zero, si tratta di evolvere ancora di più questa collaborazione e sicuramente spostare anche l'attenzione dalla fase in sé dell'evento a una fase che previene l'evento e che riguarda tutta la partita dell'informazione al cittadino, della formazione che dobbiamo offrire. Possiamo farlo solo entrando nelle case, avendo contatti diretti, e quindi lo dobbiamo fare attraverso i nostri volontari per far sì che vengano acquisite quelle buone pratiche, quelle azioni che, messe in campo in maniera automatica in caso di evento, consentono di salvare vite. Credo che se fossimo già a questo punto, alcune anche recenti tragedie avremmo potuto evitarle. La Toscana in ogni caso può contare su un sistema di gestione delle emergenze che si basa su strutture solide e rodate, a cui è stato ricordato nel corso del convegno, si guarda con interesse anche a livello nazionale. Noi anche sul 118 e sulle maxi emergenze abbiamo una delle due centrali cross a livello nazionale insieme a Torino, quindi questo vuol dire che già il Dipartimento riconosce che la Toscana esprime dei valori assoluti in tema di protezione civile. Partiamo da questo patrimonio di donne, di uomini, di conoscenze per migliorare sempre più un sistema che comunque in Regione Toscana segna già livelli di grande efficienza. E i volontari presenti in gran numero all'evento di presentazione del nuovo codice di protezione civile a Firenze hanno apprezzato il loro maggiore coinvolgimento, che è anche un riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente sui territori, non solo in condizioni di emergenza. Lo hanno detto loro stessi. Molto spesso le norme nuove ce le dobbiamo andare a cercare, ce le dobbiamo studiare, cercare di capire. Invece avere una giornata in cui anche al volontariato, che è una componente di contorno, una componente di supporto alle istituzioni, ma che deve aver chiaro quali sono i propri ruoli e quali sono le competenze. Quindi oggi è una giornata importante, è importante essere qui in tanti, e infatti tante sono le divise colorate dei volontari della protezione civile, perché tutti vogliono capire e sapere cosa dirà la nuova norma e dove potremmo arrivare per essere utili nella nostra missione. Nella gestione dei rischi e delle emergenze, alle competenze umane e tecniche degli operatori subentrano anche le risorse messe a disposizione dalle nuove tecnologie, a partire dal monitoraggio radar satellitare del territorio per rilevare frane e movimenti anomali del terreno che possono costituire un pericolo per la popolazione. La Regione Toscana è stata la prima regione a livello italiano a finanziare con 650.000 euro il progetto di monitoraggio realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze. Dal satellite si fa un monitoraggio sul territorio della Toscana, rilevando movimenti di terra, smottamenti, anche movimenti delle case. Quindi questo consente di poter costruire una politica non solo sull'emergenza, non solo quando il fatto è avvenuto, ma preventiva, una politica che tenda alla riduzione dei rischi. Siamo la prima regione che ha fatto un intervento di questo tipo, c'è attenzione da parte anche della Protezione Civile Nazionale. Adesso il problema per noi, lo vedremo poi quando faremo la legge per la protezione civile regionale alla luce del nuovo codice, è tradurre queste informazioni in strumenti di governo che dovranno riguardare ovviamente noi stessi, penso dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista della tenuta del territorio, ma anche i comuni in modo particolare, e poi tutti quei settori dello Stato che sono interessati ai problemi del governo. Il progetto di interferometria radar satellitare è stato avviato nel 2016 e i dati ottenuti potranno essere usati anche per monitorare lo stato di infrastrutture come ponti, cavalcavia, viadotti, ma anche eventuali trasformazioni del territorio non autorizzate. E già è possibile osservare quelle di grandi dimensioni. Difficile intervenire perché in Toscana non ci sono grandi abusi, mentre il sistema per ora è in grado di rilevare piuttosto gli abusi di una certa dimensione. Però insomma, gli abusi non si tratta soltanto dell'attività edilizia.
anche se esiste anche in Toscana un'attività edilizia di una certa dimensione non autorizzata e non regolare. Si tratta anche di rilevare altri abusi di trasformazione del territorio che non sono stati regolarmente autorizzati, che non sono congrui. L'ottica in cui si inquadra il progetto di monitoraggio satellitare, ha spiegato Rossi, è quella della riduzione dei rischi sul territorio della Toscana, obiettivo al centro del percorso partecipativo verso la legge regionale di protezione civile.